Senso di gratitudine, emozione e un augurio di un roseo futuro di cura e speranza arriva dall'Arcidiocesi Bari-Bitonto, dalla Fondazione Opera Santi Medici e dalla comunità Lorusso Cipparoli per Don Vito Piccinonna, neoeletto e ordinato vescovo della diocesi di Rieti. Lascia con commozione, senza romperne il legame, la sua terra natia Palombaio, nonché frazione di Bitonto, dove negli ultimi 7 anni e mezzo si è distinto, tra i diversi incarichi anche con la Caritas diocesana, come parroco e presidente della fondazione intitolata I Santi Anargiri. È qualcosa che ci emoziona questa nomina, c'è una coincidenza se vogliamo. La sua nomina è arrivata il 18 novembre del 2022, nel 29esimo compleanno della fondazione, che è stata costituita proprio il 18 novembre del 93. E proprio in quel giorno avevamo deciso di far partire degli eventi proprio per festeggiare il 30esimo che vivremo il prossimo 18 novembre. E in quel giorno è arrivata la nomina in attesa, se vogliamo, di Don Vito, ma che da un lato, ecco, certo, ci rattrista perché perdiamo un presidente, perdiamo un parroco, perdiamo una persona che ha lavorato tanto in questi 7 anni e mezzo, e però dall'altro siamo contenti perché è un riconoscimento certamente a lui, ma certamente un po', come dire, ci sentiamo tutti riconosciuti in questa nomina perché è stato fatto un lavoro importante in questi 7 anni e mezzo. Sono stati raggiunti negli ultimi anni tanti risultati, sia in termini numerici che umani, che raccontano un percorso di crescita continua. Il suo sguardo è stato particolarmente attento alle fragilità, a quelle persone che il resto del mondo a volte non riesce a scorgere. Dal 1 ottobre scorso, in quanto presidente della fondazione, ha incominciato a occuparsi della gestione del dormitorio in via Francesco Curzio dei Mille, del centro accoglienza Caritas Don Vito di Ana Bari. C'è stata attenzione particolare ai minori con i servizi socioeducativi. È stato intitolato con lui a padre Pino Puglisi un centro diurno. Presenza costante è stata anche per la comunità Cipparoli. È conosciuto come uno dei primi padri spirituali delle persone che sono accolte in questa realtà. Da sempre è stato vicino alla comunità e ai nostri utenti. Credo che lui abbia iniziato giovanissimo, siamo cresciuti insieme, perché fin dall'epoca del seminario lui ha iniziato a mettere i primi passi in comunità, grazie anche alla figura di Don Vito Diana, che è il fondatore della nostra comunità. E con lui penso che abbia proprio, come lui, condiviso uno spirito, un modo di essere a fianco ai nostri ragazzi. Io l'ho sempre percepito silenzioso, ma allo stesso tempo una presenza pregnante, che non si è mai, come dire, inserito in quelli che erano i percorsi terapeutici dei ragazzi, cioè ovviamente ha cercato di essere un buon alleato nostro senza mai però interferire, e soprattutto sento che lui ha amato questo luogo e lo amerà forse tutta la vita, perché ha capito che dietro la tossicodipendenza c'è una sofferenza, ma la comunità allo stesso tempo è un luogo di sofferenza, ma è un luogo dove c'è molta vita e c'è molta speranza. Don Vito ha operato in continuità al suo predecessore Monsignor Francesco Savino, attualmente vescovo della diocesi Cassano-Lo-Ionio, non senza dunque dare impulso a nuovi progetti. Non ha solo organizzato speranza, ma ha anche seminato dei sogni. Un'attenzione ai bambini soprattutto, sia in termini bambini e ragazzi, sia sul versante autistico, quindi dell'autismo, è un'attenzione che volevamo, attenzione, volevamo capire se potesse rientrare nelle corde della cura della fondazione, e sia quella dell'hospice pediatrico. L'idea nasce dal momento in cui l'hospice Aurelio Marena, altra realtà importante della Fondazione dei Santi Anargiri, ha preso in cura alcuni bambini in passato. Con l'auspicio che quanto pensato possa diventare realtà, è arrivato il momento di passare la consegna al nuovo parroco e presidente di questa grande famiglia, Don Gaetano Coviello. A lui e a Don Vito gli auguri per i loro nuovi incarichi. Don Vito non è l'uomo dell'appariscenza, è l'uomo dell'ordinarietà, quindi se io dovessi sottolineare un aspetto, mi piace sottolineare quello di aver lavorato gomito a gomito, ordinariamente, e di aver condiviso questa ordinarietà
senza anche un riconoscimento formale, che insomma lui non piacciono tanto, però ecco, noi abbiamo sempre avvertito la sua fiducia, il suo bene e la sua gratitudine anche per il servizio che noi abbiamo svolto, senza grandi clamori. Sono stati anni molto molto belli, di grande collaborazione, e quindi l'augurio è che lui possa, come ha detto nel saluto nel giorno della sua nomina, ecco, lui dice di aver imparato più di quanto ha dato. Non credo sia propriamente vero, però ecco, abbiamo camminato insieme. Il nostro motto è organizzare la speranza. Ecco, lui è stato uno dei protagonisti di questa organizzazione della speranza. L'augurio è che lui possa trovare anche lì, no? Il suo luogo, un luogo in cui poter anche lì mettere radici, crescere, portare la sua grande umanità, dare il suo aiuto come lo ha dato alla nostra realtà, e anche per noi è quello poi di poter trovare una persona che un po', come dire, prosegua la sua, insomma, le sue orme.